Buongiorno, benvenuti a Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Diversamente dal solito, oggi vi parlo di una personalità importante della musica italiana, ma che da anni sta facendo un percorso che si inoltra nel campo delle arti visive. Sto parlando di Franco Mussida, nato a Milano nel 1947. È il padre, il quale per passione suona la chitarra e organizza serate memorabili trascorse suonando e cantando, ad avvicinarlo alla musica da bambino. L'attrazione per la chitarra diventa subito un'ossessione. Da dove arriva il suono? E perché c'è un buco nel mezzo? A cosa serve? Un giorno in cui è a casa da solo, si impossessa dello strumento per fare i primi esperimenti. Dando un colpo alle corde, avvicina l'orecchio alla cassa armonica. In quel momento ha come la rivelazione della consistenza fisica del suono. Gli appare come un mondo vibrante, fatto di cerchi luminosi, un intreccio di armonie che si smorzano e si rianimano come orbite planetarie. Questa magia lo spinge ad apprendere a suonare da autodidatta, fino a quando il padre, scoperta la sua passione, lo manda a scuola, che lui frequenta con profitto, al punto che, crescendo, Gian Pieretti e Ricky Gianco lo chiamano per suonare la chitarra nel gruppo che li accompagna. Inoltre presta la sua opera a protagonisti come Lucio Battisti, Fabrizio De André, Paolo Conte, Francesco Guccini, eccetera. Nel 1971, insieme ad alcuni amici storici con i quali aveva già formato i Quelli, fonda la premiata Forneria Marconi, uno dei gruppi fondamentali del rock progressivo, incidendo dischi che sono patrimonio della musica internazionale. Ai fini del nostro discorso, però, quello che ci interessa è un altro tipo di ricerca. Nel 1978, durante una tournée, ha un'esperienza di tipo mistico. Trovandosi in Sicilia, affacciato alla finestra di un hotel, davanti a un panorama in cui il riverbero del sole fonde il mare con il cielo, entra in una dimensione in cui le distanze fra sé e il mondo si annullano. L'interno e l'esterno si toccano, si fondono, diventano parte di un tutto concreto e impalpabile. Perde la cognizione del tempo e dello spazio. È attraversato da un bagliore che gli fa perdere i sensi. Quando si risveglia, è un altro. Da quel momento capisce che per lui la musica è ben altro al fare concerti e incidere dischi. Approfondisce perciò la capacità della musica di indagare e comunicare il mondo interiore, la sua capacità di orientare e stabilizzare le emozioni di una persona. Innanzitutto apre una scuola, CPM, uno degli istituti italiani più qualificati per l'insegnamento musicale, a cui la moglie Loredana dà un contributo fondamentale. Poi viene a contatto con il mondo delle carceri e con i detenuti. Per oltre 30 anni sperimenta e realizza progetti al fine di diffondere un nuovo modo di ascoltare la musica, che lui chiama ascolto emotivo consapevole. Ma la sua ricerca prosegue indagando la sostanza stessa della musica. Studia ad esempio il fatto che intervalli musicali differenti provocano, in modo quasi scientifico, determinate reazioni a livello psicologico. Ad esempio, se ascoltiamo l'adagio di Samuel Barber, c'è una grande possibilità che, in modo del tutto involontario, comincino a scorrere le lacrime. Nella sua visione, la musica può renderci consapevoli della nostra struttura emotiva. Il pianeta della musica e il nostro pianeta emotivo sarebbero, in pratica, la stessa cosa. L'uno si riflette nell'altro. L'ultimo stadio della sua ricerca, ad ora, lo porta all'arte visiva, intendendo comunicare la realtà concreta della musica in modo bidimensionale e tridimensionale. Innanzitutto costruisce delle postazioni illuminate in cui, in corrispondenza di un manufatto in ceramica dorata, su cui è impressa una sua simbologia personale, viene emesso elettronicamente un certo intervallo musicale che conduce l'ascoltatore al sentimento indicato in didascalia. Poi cerca di tradurre il timbro, nel suo caso l'energia emotiva, in pittura attraverso un particolare metodo di concentrazione. Per proseguire inventa una figura simbolica, paragonabile al modulor, l'omino inventato da Le Corbusier, che serviva per determinare alcune regole standard per la costruzione degli edifici. Il suo omino è costituito da un diapason,
da una palla centrale e da una testa a goccia con due piccole braccia che lo fanno somigliare alla croce ansata egizia. Con questo materializza delle sequenze melodiche che lui chiama accenni d'inni, dando ad ogni nota un preciso valore matematico di relazione con le altre note e con la durata. Infine costruisce degli assemblaggi di 3, 4 o più omini in cui si concretizzano alcuni accordi musicali chiamati abbracci nella terra del suono. Il fine di Franco Mussida è perciò quello di rendere cosciente l'umanità della realtà fondamentale della musica, che per lui è, con un acrostico, materia universale sonora invisibile creatrice di armonia. Un'idea che va sicuramente percorsa e che indica la possibilità di scoprire dei territori di confine fra musica e arti visive che meritano di essere ulteriormente esplorati. Anche per oggi ho terminato. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Praline, prelibatezze dal mondo dell'arte. Arrivederci.